progetto beneficia del supporto dell'Associazione Giorgio Forever, molto impegnata nella fornitura di aiuti, soprattutto di tipo sanitario. L'associazione ha donato delle mascherine speciali che hanno una finestra trasparente che consente la visione del labiale di chi parla. Questa mascherina, da utilizzare nell'attività di servizio, consente un'interazione migliore tra chi chiede aiuto e chi quell'aiuto porta e di fatto trasforma un dispositivo barriera che inevitabilmente evoca il distanziamento, l'isolamento e che sicuramente rende difficoltosa l'interazione in una finestra di comunicazione, consentendo appunto un'interazione efficace tra chi ha bisogno di aiuto e che può spiegare esattamente di cosa ha bisogno e chi quell'aiuto porta. Ringrazio molto la collaborazione della Polizia di Stato per il problema nostro della comunicazione e le mascherine trasparenti. In questo momento dell'emergenza coronavirus ha bloccato ancora di più la comunicazione tra sordi e udenti. Nella situazione umbra c'è già un problema, c'era già un problema di comunicazione, adesso la situazione è peggiorata. Le mascherine trasparenti potrebbero aiutarci un po' di più a riuscire a comprendere le persone di fronte a noi. Chi ha le protesi, i sordi che hanno le protesi, non arrivano mai a capire i dialoghi, ascoltano i suoni, sì, ma non il dialogo. La mascherina trasparente ci aiuta in parte a capire quello che gli altri ci dicono. In Umbria c'è la possibilità di poter migliorare, in Umbria e in tutta la nazione c'è la possibilità di poter migliorare. Se diffondiamo gli strumenti potremmo migliorare la comunicazione per tutti. Ringrazio tutti voi delle istituzioni.